Margherita Siani, collega giornalista e anche organizzatrice di questo evento. Amministrare le comunità, il governo delle donne. Perché questo evento? Per ragionare intorno ai temi politici della partecipazione delle donne alla vita amministrativa, per consentire un'azione di sensibilizzazione intorno ad un tema che è profondamente presente ed è diffuso oggi più che mai, e anche per fare in modo che questa azione di sensibilizzazione venga portata fuori, e la presenza di tante sindache, quindi di sindache che testimoniano con la loro amministrazione il ruolo che hanno nella vita politica e amministrativa, diventa determinante per definire proprio delle azioni e per compiere questo percorso di sensibilizzazione che punta soprattutto al coinvolgimento delle donne alla vita amministrativa. Si è prossimi anche ad elezioni e questo potrà essere un buon momento anche per le donne di mettersi in gioco e di partecipare, perché la parità si raggiunge solo con la partecipazione e quindi con la determinazione di, ripeto, azioni che possano portare a questa attività fuori dalle quote rosa. Le quote rosa hanno avuto un grande valore, che è quello di spronare le donne quasi per obbligo. Adesso bisogna passare alla fase 2, e cioè ad una partecipazione libera al di là dell'obbligo ed al di là delle quote rosa. Amministrare le comunità, il governo delle donne, con le sindache della provincia di Salerno e la rappresentanza appunto regionale. Quanto le donne, assessore, riescono ad incidere davvero nelle politiche e nelle amministrazioni locali, secondo lei? Credo che sia molto importante fare in modo che tutte le amministrazioni adottino delle politiche attente alla conciliazione innanzitutto tra vita lavorativa e vita familiare, ma tutta una serie di servizi che possono supportare le donne, e quindi sicuramente il punto di vista delle sindache e delle amministratrici donne è più semplice, ma in questa idea di patto che la Regione Campania ha voluto poi promuovere su tutto il territorio, è proprio un progetto di lavoro congiunto che deve essere fatto con tutte le amministrazioni per fare in modo che vengano adottate una serie di azioni volte proprio a facilitare quella che può essere la vita dei cittadini e delle cittadine, senza dimenticare un tema importante, ad esempio come quello della violenza contro le donne. Quindi a Buccino anche la sottoscrizione di questo patto dei comuni proprio per la parità di genere e contro la violenza sulle donne, quindi uno strumento che verrà sottoscritto e viene sottoscritto in questo incontro in maniera corale, e questo ha anche un valore simbolico. Ci saranno sindache donne ma anche sindaci ed amministratori uomini. Come dire, mettiamo insieme le sensibilità, perché è la diversità delle sensibilità che fa poi le buone amministrazioni. Sì, infatti io veramente ringrazio tutti, perché credo che sia bellissimo quello che succede stasera, mettere insieme appunto tanti sindaci e tante sindache che insieme vogliono sottoscrivere un patto che non deve restare solamente un documento scritto da riporre in un cassetto, ma un qualcosa da tenere sempre presente in tutti quelli che possono essere gli atti e le decisioni che vengono portate avanti dalle singole amministrazioni. Quindi penso ai nidi, penso a una serie di servizi, tutti devono essere collegati appunto a quelle che sono le azioni, 12 punti in realtà più uno, quindi non tantissimi, che però naturalmente con l'ausilio di ANCI abbiamo ritenuto importanti da sottolineare, appunto per fare in modo che ci sia l'attenzione costante e quotidiana verso questi argomenti. Maria Trimarco, vice sindaco di Buccino, il comune che organizzato questo evento, un comune che ha un'esperienza al femminile sindacale importante e che discute oggi di governo delle donne, che ben conosce già questa realtà. Sì, diciamo che io sono stata fortunata, perché ho avuto sempre l'esempio di donne impegnate in politica. Ero alunna di Filomena Rosa Gerbasio, che nell'85 è stata eletta sindaco di Buccino, un caso rarissimo per quegli anni, dove in realtà
realtà le donne non partecipavano quasi mai alla vita politica. E ho sempre pensato che non c'era bisogno di una legge che aiutasse le donne e spronasse le donne a partecipare alla vita politica, però l'esperienza di questi anni mi ha insegnato che ancora oggi si ha paura di partecipare, di impegnarsi, e quindi credo che una legge, ma soprattutto la sensibilizzare le persone e far conoscere le esperienze che qui stasera portiamo, può essere utile ad allargare la mente e soprattutto a coinvolgere sempre più donne a partecipare a quella che è il governo delle nostre comunità. Fare il sindaco oggi per una donna sicuramente non è semplice, però bisogna crederci. Quello che ti consente di andare avanti è la grande passione, il grande amore per le comunità. La mia è una piccola comunità e in quanto tale va curata, va seguita con passione e con amore. Questa è la molla che ti serve per fare il buon sindaco. Le difficoltà di un buon governo, sindaco, nelle piccole comunità, anche nel rapporto con i cittadini, ma anche con le istituzioni esterne. Ecco, da questo punto di vista, qual è la sua esperienza? Nei rapporti con i cittadini di difficoltà ne vedo poche. Perché? Perché nelle piccole comunità siamo una grande famiglia. Di conseguenza con i cittadini si instaura un rapporto comunque volto all'onestà intellettuale. Il problema con le istituzioni invece c'è, perché il mio comune, che è il comune di Alfano, è ben lontano dalle istituzioni, è lontanissimo da Napoli. Per noi è difficile anche solo arrivare alle regioni e quindi ottenere un finanziamento per noi è un calvario, è un viatico, però lo facciamo ancora meglio, ancora con più grinta. Il senso del sacrificio, insomma. Il senso del sacrificio e il senso dell'amore per la comunità. Anna Acquaviva, sindaco di Serra Mezzana, piccolo comune del Cilento con una grande tradizione di sindacato femminile e un bellissimo borgo. Com'è amministrare un piccolo borgo bello e distante dai grandi centri? Io sono al mio 15° anno, quindi sono un po' la veterana dei sindaci, credo, questa sera. Amministrare un piccolo borgo è bellissimo perché non c'è differenza tra il privato e il pubblico. Il mio comune è la mia casa, questo probabilmente vuol dire amministrare un piccolo paese. È molto difficile, come credo sia difficile amministrare qualsiasi comune. Il mio forse un po' di più, perché mancano i servizi, perché siamo un po' isolati, siamo un po' lontani dai grandi centri. Però diciamo che ci difendiamo bene, riusciamo a difenderci bene perché forse il legame con la gente è molto più forte, come dicevo prima non c'è differenza tra il pubblico e il privato, questo ci consente di essere operativi 24 ore al giorno. Serra Mezzana però è scelta da tanti turisti, 150 posti letto nei B&B, quindi questo la dice tutta, piccolo sì, ma un grande comune. Sì, noi abbiamo la fortuna di essere a mezza costa, quindi siamo l'ideale per gli amanti del mare, per gli amanti della montagna e per gli amanti della tranquillità, e abbiamo la fortuna di avere un turismo rispettoso dell'ambiente. Noi siamo un po' particolari, nel senso che io quando vedo il turismo di massa ho paura perché non abbiamo la possibilità di accogliere la massa dei turisti. Abbiamo però la possibilità di accogliere bene e in armonia le persone che vengono da noi, che sono quasi tutti stranieri, perché ci sono i percorsi trekking, perché c'è vicino, si può fare la capatina al mare, ma si può vivere nella natura. Questo è ciò che ci caratterizza. Eva Vossa, vice sindaco di Salerno, una grande militanza, una lunga militanza politica ma anche una lunga militanza amministrativa nel comune capoluogo e in un'amministrazione che ha avuto sempre un grande peso e una grande importanza fino ad esprimere poi chiaramente la presidenza della regione. Ecco, questa esperienza come la condensa, dottoressa Vossa? Beh, devo dire che per me è stata una grande crescita personale prima di tutto, quindi posso fare un bilancio positivo sicuramente, almeno per quanto riguarda quello che io ho appreso e quello che io ho imparato.
quello che ho avuto personalmente come formazione, come cultura, come contatto con la gente, con la possibilità di conoscere l'ente comunale, ma non solo, insomma la macchina del governo dall'interno. Ed è una, questo io credo che sia un grande obiettivo, soprattutto un grande arricchimento personale. Significa, come si dice, la politica è innanzitutto libertà, partecipazione, per cui non si può partecipare se non si conosce e viceversa. Per cui sono 14 anni che ho avuto l'onore e l'onere di essere vice sindaco della città di Salerno, nonché assessore alla pubblica istruzione. Davvero è stata un'esperienza ed è un'esperienza straordinaria, e io devo dire che, siccome stasera si parla di donne, l'invito è alle ragazze di partecipare, di conoscere, di impegnarsi nella società civile, perché io penso che le donne, ma tutti possiamo dare, al di là di essere donna, possiamo dare, ed è giusto che si dia un proprio contributo se si pensa di essere portati per questa cosa. E incontri come quello di stasera servono anche a sensibilizzare intorno al tema, e le amministratrici come lei sono un esempio e sono la testimonianza di questo. Ecco, cosa pensa che può cambiare in futuro rispetto a questa partecipazione femminile nella vita amministrativa? Beh, io penso a una politica meno sguaiata di quella di adesso, e credo che le donne possano farlo questo sicuramente. Non ho mai pensato di essere più o meno, questa conflittualità uomo-donna. Io penso che siamo complementari, penso che ognuno di noi ha qualche cosa che possa compensare l'altro, e credo che le donne abbiano questa capacità di di condividere, soprattutto di aggregare insieme, di aggregare praticamente le capacità, le competenze, le passioni verso un obiettivo, di convergere verso un obiettivo. Poi queste altre valutazioni le lasciamo all'altro campo. Lucia Salimbene, delegata alle pari opportunità del Comune di Buccino, presenta il patto dei comuni per la parità di genere e contro ogni forma di violenza, che viene sottoscritto in maniera corale. Ecco, qual è il senso di questo patto? Buonasera a tutti. Il senso di questo patto è che praticamente grazie a questa sottoscrizione si auspica una sinergia tra i vari comuni, e questo perché in questo modo si possa praticamente ancora di più rafforzare ed esserci una forza maggiore per poter praticamente sconfiggere un parolone, per poter arrestare un po' questo grande male che appunto è la violenza di genere e anche la disparità di trattamento che giornalmente la donna subisce. È un patto molto importante, anche se comunque noi come Comune di Buccino non stiamo fermi, nel senso che già avevamo sottoscritto vari protocolli d'intesa con delle associazioni. Due consigli comunali fa abbiamo deliberato per la costituzione del Comune di Buccino come parte civile nei processi contro le violenze sulle donne, e quindi diciamo che siamo operativi in tal senso. Certo, ci vuole molta sensibilizzazione, ci vuole molta conoscenza, perché la donna è ancora ferma nel suo mondo, nella paura di denunciare e di praticamente farsi aiutare.